Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì manda in onda la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo e adesso si è partiti, perfetto, perfetto. Vi do il mio indirizzo se qualcuno vuole approfondire le tematiche, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia. La trasmissione di oggi continua quello che abbiamo fatto. Parleremo cioè del crogiolo dello stregone all'interno dei quattro canti del mondo. Questo è quello che ci interessa parlare, che ci interessa professare in questo momento. Vorrei ricordare una cosa prima di cominciare la trasmissione vera e propria. Allora, io vi ho sempre detto che noi parliamo e diciamo quello che diciamo perché ci obbliga a farlo la Costituzione della Repubblica Italiana. Cosa significa questo? Che noi obbediamo all'imperativo dell'articolo 4, comma secondo, della Costituzione della Repubblica. Noi non ci avvaliamo degli articoli sulla libertà di espressione religiosa. Noi obbediamo a un ordine, a un imperativo costituzionale. Per cui impedirci di diffondere il nostro pensiero equivale a un attentato alla Costituzione della Repubblica. Questo vorrei che fosse chiaro ed è in registrazione, l'abbiamo già detto in molte altre trasmissioni e continueremo a dirlo, perché ogni volta che qualcuno, per un motivo qualunque, ci impedirà, di diffondere il nostro pensiero, noi agiremo in quei termini. Questo vale in linea generale. Poi, che qualcuno, specialmente i cattolici, abbiano paura delle parole solo perché loro usano parole vuote per mettere in ginocchio chi non si può difendere, beh, questo è un problema loro. In ogni caso, noi, ripeto, ci avvaliamo dell'articolo 4, comma secondo della Costituzione della Repubblica Italiana. Ogni impedimento a professare delle nostre posizioni, delle nostre idee, è un attentato alla Costituzione della Repubblica Italiana e la magistratura deve intervenire d'ufficio. Questo per essere chiaro. Non rispondo alle telefonate finché non ho finito la presentazione. Prima di cominciare la trasmissione, un'altra cosetta devo precisare al mio amico Tiziano, col quale ho avuto una discussione. Per il fatto che Tiziano, avendo letto Castaneda, ricordava come, secondo Don Juan, cioè maestro di Castaneda, preti e suore avessero la possibilità di fare dei grandi percorsi di stregoneria. Questo glielo disse Don Juan quando Castaneda esaltava l'attività di gente come Pancho Villa, Zapata e altri, ritenendoli dei grandi rivoluzionari, e Don Juan diceva che in fondo tutti questi rivoluzionari altro non erano che delle persone vuote. Praticamente diceva che le persone vuote non potevano combattere il cattolicesimo. Perché motivo Don Juan diceva questo? Perché il potere non si, cioè uno Stato non va distrutto attraverso una rivoluzione, attraverso una presa di potere, perché anche se si prende il potere, se si ribalta il potere, gli uomini che lo ribaltano sono esattamente quelli che sono prima. E quando questi uomini non hanno un progetto per costruire un futuro, per costruire un modo diverso di relazioni fra gli esseri umani, sono comunque delle persone vuote, perché alla fin fine gli unici atti di magia che esistono è la nascita e la morte. E soltanto riempiendo questo spazio fra la nascita e la morte è possibile sapere se un individuo è vuoto o è pieno. Ed è vuoto quando aspetta solo di morire, ed è pieno invece quando affronta la vita per costruire il proprio corpo luminoso. D'altro canto, sempre Castaneda, sempre Don Juan diceva Castaneda che lui non sarebbe mai stato uno stregone. Proprio perché era cristiano, cioè perché avendo il concetto di un Dio creatore sarebbe sempre e comunque messo in ginocchio, cioè avrebbe piegato ogni strategia di costruzione del Dio dentro di sé, del suo Dio, cioè del suo essere Dio, l'avrebbe piegato al concetto del Dio creatore. Per
Per cui di fatto la sua via alla stregoneria aveva dei grandissimi limiti proprio perché il concetto di Dio creatore, che è il concetto portante del cristianesimo, era dentro di lui. Lui praticamente, Castaneda, in sostanza, sarebbe stato dispostissimo a combattere i preti, ma non sarebbe stato disposto a combattere l'immagine del Dio creatore o del Gesù di Nazareth. Pertanto la sua via alla stregoneria era già distrutta in partenza. Questa è la dicotomia, per cui non serve combattere preti e suore dal punto di vista della rivoluzione sociale. Ricordo che in Messico, per esempio, la Chiesa Cattolica è stata allontanata dal comando sociale e solo adesso sta tentando, attraverso un uso strumentale della miseria, sta tentando di riprendere il controllo, di riprendere un ruolo sociale. Ma le rivoluzioni, sia Zapatista che di Pancho Villa, l'avevano allontanata dal comando sociale. All'interno poi della popolazione, invece, i preti erano rimasti invece a fissare il loro potere. Per cui questa è la dicotomia che avveniva. Bene, cominciamo la trasmissione. Ciao. Cominciamo la trasmissione di oggi. E la trasmissione è appunto del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Ricordo che oggi finisco, cioè vado avanti con questo, nel Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Dopo, dalla prossima trasmissione, mi fermo in questo discorso per un tre trasmissioni e porterò avanti l'inizio del Crogiolo del male, cioè tutte quelle cose, come si uccide il divenire magico di una persona, cioè la distruzione del divenire della persona. E andremo a definire il crogiolo in generale del male e arriveremo alla pari, cioè il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo arriverà alla pari del crogiolo del male, per cui dopo alterneremo una trasmissione, uno per esempio togliersi dal centro del mondo, che è un elemento del crogiolo dello stregone, uno lo inseriremo nei quattro canti del mondo e nella trasmissione successiva parleremo invece del come si impedisce alle persone di togliersi dal centro del mondo proprio all'interno del crogiolo del male. Così andremo via di pari passo. Ricordo che ho sospeso le devotio perché il lavoro in questo momento che sto facendo è notevole e non mi permette di aggiungere altre scritture. Lo riprenderò un po' alla volta, la devotio continuerò a scriverla. Siamo quasi arrivati alle immagini del male. Un'altra cosa ancora, ricordo che il 7 febbraio alle ore 18:30 ci sarà la conferenza a Treviso, presso il Palazzo Onigo, de Magia, Stregoneria e Paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. E invito tutti quanti ad esserci, l'ingresso è gratuito e niente, dopo al limite vi parlerò un pochino di quello che faremo. Un altro punto ancora, alle ore 19 sono sempre in trasmissione fino alle ore 20, cominceremo a leggere il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e la quarta parte però, cioè la relazione fra Gesù e i farisei, come viene applicato praticamente dalla Chiesa Cattolica. Per cui cominceremo questo dopo che abbiamo appena finito di leggere il libro dell'Anticristo. Bene. Finita questa lunga premessa, veniamo con l'argomento di oggi. Il crogiolo nei quattro canti del mondo ci permette di comprendere le diversità del sentire divino di popoli e persone diverse. Facciamo un esempio. Zeus, Giove, Giamala, Dievas, eccetera, sono rappresentazioni della coscienza di sé e dell'atmosfera terrestre. Eppure tutte le figure nelle varie religioni pagane che rappresentano la coscienza di sé cielo sono diverse l'una dall'altra. Tutte propongono delle peculiarità che le diversificano. Zeus non è Giove, eppure Zeus è Giove. Perché questa diversità se la coscienza di sé atmosfera è uguale? Per la fusione del crogiolo nei quattro canti del mondo. La percezione di un popolo è il risultato della fusione delle percezioni di quel popolo, del suo divenire, dei suoi adattamenti. Quel popolo forgia un crogiolo e quel crogiolo si relaziona con i crogioli divini del circostante. Ogni popolo nel crogiolo mette elementi diversi.
Gli elementi selezionano sia il divino con cui relazionarsi che i fenomeni del divino con cui relazionarsi. Così un popolo forgia il proprio crogiolo e lo inserisce nei quattro canti del mondo con i divini che lo circondano. Così ogni popolo si relaziona con l'atmosfera e con il cielo, ma a seconda del proprio divenuto che esprime nel crogiolo e nei suoi bisogni, percepisce il divenuto e i bisogni dell'atmosfera e del cielo. Così ogni popolo riconosce la coscienza di sé dell'atmosfera o del cielo, ma la sua descrizione e rappresentazione è diversa. Il crogiolo di quel popolo o di quell'individuo si fonde col crogiolo del cielo, ma solo le cose simili si riversano l'una nell'altra. Così la descrizione di quel divino è diversa da popolo a popolo, e ogni individuo tende ad avvicinarsi a quella descrizione che maggiormente coincide con il proprio crogiolo. Così, un attimo. Sono i quattro canti del mondo che determinano la qualità del divino percepito e in ultima analisi il crogiolo che abbiamo costruito nel corso della nostra esistenza. Ma quando inseriamo il crogiolo nei quattro canti del mondo, riconoscendo la relazione e riconoscendo che quanto non conosciamo è infinitamente maggiore di quanto conosciamo, noi ci prepariamo a ricevere nuovi fenomeni ed ampliare la nostra percezione del divino. I quattro canti del mondo, modificando il nostro crogiolo, lo arricchiscono e ci predispongono ad affrontare in maniera più appropriata il divenire. Così la descrizione del divino che ci circonda è diversa. Ciao Davis! Vado avanti. Sì, mi ha detto. Vado avanti subito un attimo. Ma quando inseriamo il crogiolo nei quattro canti del mondo, riconoscendo la relazione, riconoscendo che quanto non conosciamo è infinitamente maggiore di quanto conosciamo, noi ci prepariamo a ricevere nuovi fenomeni ed ad ampliare la nostra percezione del divino. I quattro canti del mondo, modificando il nostro crogiolo, arricchiscono e ci predispongono ad affrontare in maniera più appropriata il divenire. Così la descrizione del divino che ci circonda è diversa, in quanto è diversa la percezione soggettiva di quel divino. Quando il crogiolo del popolo viene distrutto, viene distrutta anche la relazione di quel popolo nei quattro canti del mondo. Come il discorso è fatto col popolo nello sviluppo dei paganesimi, lo stesso vale per il singolo individuo. Lo sviluppo del suo crogiolo lo porta a percepire il divino e i quattro canti del mondo saranno formati dal soggetto col divino che riconosce e con quella parte del divino con cui il crogiolo del soggetto si fonde. La fusione, anche se inizialmente parziale, si verificherà un fenomeno di sviluppo in quanto il crogiolo dell'essere più forte alimenterà lo sviluppo del crogiolo dell'essere più debole, forte e debole fra virgolette. Questo è il potere di essere dell'esistente. Il crogiolo nei quattro canti del mondo. Quando io ho elaborato il crogiolo dello stregone, ho dovuto stabilire un momento dal quale iniziare la sua costruzione. Il punto di partenza è la situazione oggettiva nella quale vivo, al di là che io conosco o meno quella situazione nei minimi dettagli. La situazione nella quale vivo mi ha costruito, indipendentemente dal fatto che, per farlo, mi abbia costretto direttamente o abbia costruito muri e confini invalicabili entro i quali costringere il mio fare. Che io conosco meno nei dettagli la situazione oggettiva in cui vivo è irrilevante nella misura in cui conosco i miei bisogni e le limitazioni imposte alla loro soddisfazione. Per costruire il crogiolo dello stregone non è necessario che rimuova gli ostacoli che il passato ha posto sul mio cammino, è necessario che riesca a riconoscere gli ostacoli nel presente e costruisca il crogiolo in modo da dilatare me stesso partendo da ora. Il costruttore del crogiolo non rimpiange il passato, almeno nello sviluppo del suo percorso di costruttore, ma agisce nel presente in funzione della costruzione del futuro, mentre gli viene incontro e nel quale ha inchiodato la sua attenzione e il suo sentire. Il passato non viene cancellato, ma diventa irrilevante, qualunque sia il passato, nella misura in cui si è in grado di costruire un crogiolo. Nel momento in cui si costruisce un crogiolo, è necessario fare un bilancio di se stessi e della relazione esistente fra se stessi e il mondo circostante. Esistono delle situazioni che apparentemente possono facilitare la costruzione del crogiolo, altre che lo ostacolano, anche in maniera violenta,
ma solo se si considera il crogiolo una struttura dottrinale statica e non la descrizione di un fare magico. Non esiste un crogiolo uguale ad un altro crogiolo. Anche se tutti i crogioli contengono gli stessi elementi, in alcuni crogioli ci sono degli elementi più accentuati di altri. Gli elementi si presentano in maniera diversa, alcuni crogioli sono ricchi di elementi diversi e sconosciuti. Tutti i crogioli sono governati dal potere dell'intento, che si manifesta nell'oggettività umana attraverso ogni individuo che mescola il proprio crogiolo. Il crogiolo è espressione soggettiva dell'individuo, l'individuo è il crogiolo che mescola. Che dici, Davis? Passabile? Come non esisterà un pagano uguale ad un altro pagano, così non esisterà mai un crogiolo uguale ad un altro crogiolo, né un individuo uguale ad un altro individuo. Gli individui sono uguali soltanto nei diritti e nei doveri all'interno del sistema sociale. Nel momento stesso in cui riconosciamo il paganesimo come religione, noi riconosciamo l'esistenza dei quattro canti del mondo. Abbiamo applicato il crogiolo dello stregone a noi stessi e ci siamo accorti che esiste l'intenzione e l'intento. L'intenzione la esprimiamo all'interno della descrizione, mentre l'intento lo percepiamo come una forza alla quale non possiamo opporci, una forza che è dentro e fuori di noi e ci sospinge verso mete sconosciute che noi raggiungiamo esprimendo le nostre intenzioni. Così se io intendo raggiungere un obiettivo, quell'obiettivo non è l'intento, ma la forza che ho impegnato per raggiungere o tentare di raggiungere quell'obiettivo, quella era l'intento. Nel corso del fare ho modificato l'obiettivo, ma la forza che mi spinge si è arricchita degli sforzi che io ho fatto. Così l'intenzione diventa il proposito che voglio raggiungere, mentre l'intento è la forza che spinge verso ogni intenzione. Attraverso la descrizione del crogiolo ho individuato quegli elementi fondamentali alla formazione del mio esistere. Col crogiolo ho compreso che c'è una dimensione che descrivo e un qualche cosa che mi spinge, che percepisco e intuisco. Il crogiolo mi ha permesso di dividere quanto descrivo, recito e numero, da quanto sento e intuisco. L'intuizione sarà tanto più corrispondente alla realtà quanto più esteso e determinato sarà il mio cammino di fusione con libertà. Possiamo dire, prendendo a prestito dalla filosofia, che il crogiolo divide la descrizione dai movimenti dell'anima. Posso descrivere tecnicamente il tramonto, ma il movimento di spirito che suscita, dopo alcune centinaia di miliardi di repliche, è sempre una cosa unica e sempre nuova. Allora posso dire di percepire il mondo in due modi. Uno è quello della descrizione e l'altro è quello del sentire, o meglio, della magia. Sento il mondo come materia perché io sono materia e sento il mondo come consapevolezza perché io sono consapevolezza. Mescolando il crogiolo dello stregone, ho reso libera la mia consapevolezza dalla materia. Non è né per il meglio né per il peggio, è solo indipendente. Poi la consapevolezza torna nella materia per rendere la materia e la sua espressione, la ragione, funzionale alla costruzione del proprio divenire. Ma questo è un altro discorso. Per ora ci basti sapere che possiamo percepire quanto ci circonda sia come materia che come consapevolezza. Questi due modi soggettivi di percepire il mondo li chiameremo i due canti del mondo. Perché sono due canti del mondo? Perché sia con l'uno che con l'altro possiamo costruire il nostro divenire. Nell'uno e nell'altro possiamo eseguire la danza della nostra esistenza. Nell'uno e nell'altro possiamo affrontare le sfide della vita. Nell'uno e nell'altro possiamo essere dei che costruiscono il loro cammino nell'eternità dei mutamenti, oppure dei miserabili che attendono la fine del proprio divenuto. Due canti del mondo perché per noi il mondo esiste nella misura in cui noi esistiamo. Sono da sotto del piano. Per noi il mondo esiste nella misura in cui noi lo pratichiamo. Se noi non esistiamo, per noi il mondo non esiste. L'oggettività esiste per il soggetto nella misura in cui esiste il soggetto. Il soggetto, per riconoscere l'oggettività, deve innanzitutto riconoscere se stesso. I due canti del mondo sono i canti del soggetto mentre si espande. Il crogiolo gli ha permesso di riconoscere i canti del mondo e praticarli. Mentre si espandeva il soggetto, è diventato consapevole che altri soggetti lo guardano.
altri soggetti sviluppano se stessi, altri soggetti mescolano il proprio crogiolo per costruire il loro divenire. Mescolando il crogiolo, l'essere umano ha compreso come ogni essere della propria specie può mescolare il proprio crogiolo, e ogni crogiolo è diverso da ogni altro crogiolo. Ora può intuire come esseri di diverse specie, diverse dalla sua, mescolino propri crogioli, anche molto diversi dai suoi, ma con lo stesso intento. Gli elementi sono diversi, le necessità sono diverse, la combinazione è diversa. Quando guarda più attentamente scopre che molti elementi sono uguali e scopre come molti di quegli elementi comuni a tutti i crogioli spingono nella stessa direzione tutti gli esseri di ogni specie. Questo individuo scopre come ogni essere sia un dio che mescola il proprio crogiolo per spiccare il volo nell'eternità dei mutamenti. Quando due crogioli si avvicinano, l'individuo scopre che elementi di un crogiolo possono passare dall'altro crogiolo, dall'uno all'altro crogiolo e viceversa. Scopre come ogni elemento del crogiolo, quando entra nell'altro crogiolo, ritorna più forte e più vitale di prima. Questo individuo, attraverso la sua consapevolezza, scopre un universo di soggettività, un universo di crogioli che vengono mescolati per fondare il divenire del soggetto nei mutamenti. La ragione dell'individuo dirà: io sono il soggetto che vive nell'oggettività. La consapevolezza dell'individuo dirà: io sono un soggetto che vive nei e fra i soggetti. Questo individuo è diventato un pagano. Egli scorge sia la ragione che la consapevolezza di ogni elemento del circostante. La ragione gli descriverà gli oggetti dai quali è circondato, mentre la consapevolezza gli indicherà le coscienze divine dalle quali è circondato. Un'immensa relazione fra crogioli nel faticoso cammino per la costruzione della coscienza universale. L'essere umano taglia un albero, così dice la sua ragione. L'essere umano distrugge, blocca e trasforma, a seconda dei casi, il divenire di un altro soggetto, così gli dice la consapevolezza. Se un albero cade in testa a un individuo, la consapevolezza dice che un essere albero distrugge, blocca e trasforma, a seconda dei casi, il divenire di un altro soggetto. Così dice la sua consapevolezza. Le determinazioni soggettive appartengono al crogiolo soggettivo, mani, rami, sangue, linfa. L'essere umano scopre, negli dèi che lo circondano, consapevolezza e ragione. Ogni soggetto con cui un soggetto si relaziona dispone di una sua specifica ragione, descrizione e di una sua consapevolezza. Questo indipendentemente dalla materialità che il soggetto esprime, anche se quasi tutta la ragione degli esseri che ci circondano è materia. Ogni soggetto affronta lo sconosciuto che lo circonda mescolando il proprio crogiolo. Ogni crogiolo versa qualche cosa nel crogiolo vicino. Ogni crogiolo cede qualche cosa di proprio e riceve qualche cosa da altri crogioli. L'essere si accorge che ogni crogiolo esprime due canti del mondo. Perché ogni crogiolo con l'uno e l'altro può costruire il suo divenire, con l'uno e l'altro può esprimere la danza della sua esistenza, con l'uno e l'altro può affrontare le sfide nell'esistenza, con l'uno e l'altro può essere un Dio che costruisce il suo cammino nell'eternità o distruggere le sue possibilità. L'essere scopre che accostando i crogioli si determinano relazioni che formano i quattro canti del mondo. Due sono i suoi e due sono i canti espressi dal crogiolo con cui si relaziona. Il contenuto di un crogiolo si riversa nell'altro arricchendoli entrambi. Questo arricchimento avviene all'interno dei quattro canti del mondo ed avviene sia all'interno del percorso di stregoneria che in tutti i sentieri pagani. Formare i quattro canti del mondo nella stregoneria antica dava l'impressione di mettere la potenza del mondo al proprio servizio. Nello stesso tempo dava l'impressione di essere in sintonia con le potenze del mondo. In realtà si era e si è soltanto se stessi, si è due canti del mondo e nel momento in cui si riconosce il mondo come coscienza, incontrandolo sul proprio cammino, si fondono gli elementi dei rispettivi crogioli. La ragione può intendere il mondo come insieme, in quel momento tenderà a descrivere l'insieme. La consapevolezza della persona cercherà la consapevolezza dell'insieme e la troverà nella consapevolezza dell'oggettività in cui vive. Dell'oggettività che vive le sue stesse tensioni. Lo sconosciuto è sempre maggiore del conosciuto. Così, quando
quella consapevolezza incontrata apparirà come la consapevolezza del tutto che ci circonda. La ragione cercherà di descriverla e la nostra consapevolezza costruirà delle relazioni. Poi, proseguendo nel nostro cammino, ci accorgeremo che quella consapevolezza era la più facile da raggiungere, quella più in sintonia con le nostre scelte e le nostre tensioni, i nostri desideri. I nostri desideri esprimeva lo stesso intento. Poi, in un secondo momento, scopriamo che tutto l'universo pullulava di consapevolezze e ogni volta che costruiamo una relazione, costruiamo una diversa struttura dei quattro canti del mondo. La compassione diventa la nostra guida. Noi non viviamo più solo delle nostre passioni e non soltanto di queste, noi viviamo delle passioni di ogni consapevolezza con la quale ci relazioniamo. Noi viviamo delle tensioni di ogni crogiolo con il quale formiamo il nostro crogiolo. E questo è un concetto nuovo sia in stregoneria che nel paganesimo. Nel fare questo noi abbiamo inserito un elemento del crogiolo, nel nostro crogiolo, nei quattro canti del mondo. Ci siamo tolti dal centro del mondo. E dalla prossima trasmissione cominceremo il crogiolo del male e alterneremo il crogiolo del male con il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, proprio partendo dal togliersi dal centro del mondo. E questo ho finito l'esposizione. Cosa dici, Davis? Okay, niente, ineccepibile, ragazzo. Ineccepibile. Spazio alla poesia, spazio a tutto il mondo. Grazie. Ah, Davis ha portato qualcosa qui oggi, eh? Ha portato il bollettino degli studi, dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e il bollettino è monotematico sto giro e me l'hanno dedicato proprio al crogiolo dello stregone. Tutte le trasmissioni del crogiolo dello stregone che abbiamo fatto prima di quest'estate sono nel bollettino dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Se qualcuno vuol sapere che cos'è il crogiolo dello stregone, perché non ha seguito trasmissioni, perché per tanti motivi. Perché magari è un termine così che loro risulta magari un po' troppo. Perché magari è un termine che risulta poetico e magari non riescono a dargli un valore pratico, di comprensibile, insomma, comprensibilità fattibile. Ecco. Nel bollettino è riassunto tutto il crogiolo dello stregone. Sono 25 pagine che riassumono tutti i concetti, scusate, che abbiamo spiegato, che abbiamo sviluppato nelle trasmissioni quando abbiamo presentato il crogiolo dello stregone. Ora continuiamo il crogiolo dello stregone, cioè lo inseriamo nei quattro canti del mondo e inseriamo il crogiolo del male. Vi ricordo che il crogiolo del male è stato ideato, pensato, proprio grazie a uno speaker di questa radio, che mi ha fatto comprendere come io parlassi sempre contro le gerarchie religiose, no? Cioè contro il comando sociale, cioè. Però non parlavo mai di quelle cose che costruiscono il singolo individuo, cioè praticamente io parlo sì contro il Papa, contro i preti, però il singolo individuo come vive queste cose? Perché il singolo individuo diventa cattolico o si sente offeso perché io uso certi termini? E questa è la sfida che mi ha non lanciato lui, perché lui è stato solo uno strumento, in realtà mi è stata lanciata dagli stregoni, perché quando una persona non pratica la propria volontà, le proprie determinazioni, è uno strumento in mano di chiunque si impossessa di lei. Per cui l'attacco in realtà è avvenuto, cioè la sfida è avvenuta da parte di uno stregone, solo che questa persona è stata lo strumento che mi ha presentato la sfida, il guanto di sfida, diciamo. E naturalmente le sfide vanno sempre raccolte nei limiti del possibile. Bene, facciamo un pochino di rassegna stampa. Iar degli spiriti è una cosa troppo bella e non ve la leggo. Iar degli spiriti non gliela leggo. Non la legge. Non gliela leggo. Gliela leggo? Sì, Da supplemento Donna della Repubblica. Allora, questa è una donna vietnamita. Voi sapete, è stata la guerra del Vietnam e questa donna è stata mandata. Cioè, scappata, diciamo così, durante la ritirata degli americani, è andata negli Stati Uniti, contenta finalmente di aver raggiunto la libertà, ha lavorato sempre in condizioni di merda e finalmente riesce a trovare un posto di lavoro in una rosticceria, una ditta che fornisce pasti, no? E il capo del personale viene assunto un capo del personale che è un ex
come si chiama, un ex soldato del Vietnam, che naturalmente ha un grandissimo disprezzo per i vietnamiti, la tratta come una merda, la spinge a bastone, cioè. Sono una serie di cose, viene licenziata, e quando viene licenziata negli Stati Uniti si perde casa, si perde lavoro, si hanno debiti, si perde marito, si perde assistenza e si perde tutto. E lei si rifugia da una sua amica, sempre vietnamita, che è il marito avvocato, e fanno causa a questo. Lei però si sta accorgendo che la vittoria della sua causa dipende dai testimoni. E naturalmente dentro la ditta testimoni non ce ne sono. Questa donna, riprendo le telefonate fra qualche minuto, questa donna a sto punto si ricorda di una vecchia del villaggio che gli ha lasciato un po' di cartine, cartine magiche che rappresentavano la storia del mondo, il mondo, e lei si mette a dare le cartine davanti ai giurati. Quando il giudice gli chiede cosa faceva, lei dice... gli spiriti puniranno chi mente. Naturalmente il giudice si arrabbia a sangue, la caccia, lei naturalmente perde la causa perché tutti gli sono contro, e lei resta nella miseria, questa vecchia, insomma, 60 anni, è in assoluta miseria. E da quel giorno c'è una vecchia che scende dal tram e va a mettere le cartine davanti al ristorante. Allora, il 2 dicembre del 97 il capo cucina reduce del Vietnam è morto in un incidente stradale. Era stato il primo test, non si era allacciato le cinture, ha perso il controllo dell'auto sul ghiaccio ed è andato. Il 10 dicembre la famiglia affranta di colleghi, tutti, hanno partecipato al lutto per un altro morto in azienda, un vice capo del personale prematuramente stroncato da un infarto. Praticamente questa donna sta giocandosi tutta la vita per chiedere giustizia. E non lo chiede per sé sola, lo chiede per tutta la specie umana, perché è ignominioso questo tipo di comportamento. E questa è stregoneria. Poi un articolo mandatomi dal mio amico Alberto. Riecco la pulizia olivista che caccia i gay davanti al Vaticano. Ora, con tutto rispetto per il mio amico Alberto, anche a me fa schifo il comportamento del Vaticano rispetto ai gay, però... quello che fa schifo a me non è detto che lo Stato mi debba seguire. Cioè, il Vaticano è uno Stato straniero, per cui esistono delle regole che vanno oltre il mio sentire, oltre il mio percepire, capisci? Per cui se a me mi fa schifo la posizione del Vaticano, purtroppo nessuno può valicare un confine, andare in un altro Stato e a fare casino, comunque sia. Purtroppo è queste le regole. Cioè, io non sono d'accordo, però le regole sono queste, per cui... Non posso pretendere che lo Stato faccia quello che voglio io, capisci? Come molti cristiani, così cattolici, ne parlando tranquillamente in giro, nei bar, chiedono il Papa dovrebbe scendere, parlano solo di preservativo, queste cose, ma non puoi pretendere, no? È assurdo. Esatto, cioè, però sta di fatto che è un comportamento che va effettivamente controllato. Va controllato, ma non puoi... Non si può pretendere, si deve pretendere che lo Stato rispetti le leggi, questo sì. Cioè l'individuo può? Sì, può però sì, non possiamo dire fa la guerra a un altro Stato, no, ecco. Non puoi pretendere che loro cambino così, no, questo non possiamo fare. Allergico ai dogmi, questo qua me la tengo, sempre di Alberto, me la tengo però, me la tengo per stasera quando comincerò il Gesù di Nazareth, l'infame umana. Sono articoli, ricordo, della Padania, perché l'amico Alberto legge la Padania e ogni tanto mi manda gli articoli che trae dalla Padania. Io non leggo la Padania, però ogni pagano ha i suoi modi, ha le sue cose. Sempre da Repubblica, dei suoi supplementi, anche le piante hanno un'anima, ma questa ve la lascio tranquillamente. In pratica si scopre che le piante hanno un'anima, hanno una loro sensibilità. C'è la comunità di Damanhur, la comunità libera, che è stata anche oggetto di persecuzione da parte della polizia, che appunto portava avanti dei discorsi di interfaccia con le piante usando la strumentazione elettronica per la loro sensibilità musicale. Sono gli strumenti, sono le ricerche dei Black Stars, no? Esatto. Che hanno cominciato negli anni 60. Mi ricordo che l'applicazione pratica, gli americani pretesero di farla in Vietnam per riuscire a individuare i Vietcong. Ora dovete sapere che in Vietnam gli americani usavano il napalm e gli antidisorbanti. La gente arancio, esatto, a massa. Cioè,
cioè proprio distruggevano le foreste per riuscire defogliavano, a defogliare. E questo defogliamento sì. causava cancro sulla Esatto. popolazione. E il punto è questo, cioè è chiaro che chiedere a quegli alberi di aiutarli è una roba folle, cioè solo un pazzo poteva fare una cosa. Comunque anche la polizia ha usato la ricerca sulla sensibilità delle piante per individuare per esempio delitti, insomma. Beh, sembra che sia abbastanza impressionabile le piante dai comportamenti violenti. Va Ma anche bene. dell'interazione proprio con Sì, l'umano, sì, con sì. agenti proprio con persone Sì, umane. c'era negli Quindi esperimenti. stati così piacevoli vengono trasmessi alle piante, stati di ansia Esatto. vengono trasmessi. Difatti, Esatto. proprio nella stregoneria, proprio l'abbracciare le piante, usare Infatti, le piante è una è causa fondamentale. fondamentale. Perché, per esempio, un esperimento sempre Blackster ha fatto, no? Quando lui ha fatto l'amore, lui aveva questi strumenti sempre collegati alla pianta, ha fatto Sì. l'amore a 100 km di distanza e la pianta lo ha registrato, cioè negli strumenti è rimasta la E del registrazione. resto le nostre nonne, le nostre care nonne, così che parlano con le piante, c'è un motivo, di Sì, ma fatti. infatti si tratta soltanto di svegliare l'attenzione, però le piante sono come noi, eh? Solo un imbecille penserebbe il contrario. Scusate per gli imbecilli. Scoppia il falò, un morto e 40 feriti. A Padova, chiariamoci subito una cosetta. Io, per un pagano, il fuoco è il centro della sacralità, come l'acqua. Il Poi problema è il un fuoco altro. nel ruoto dell'anno, proprio in questo periodo. Il problema è che questi qua di Padova bruciavano la strega, ma non la strega nel senso di bruciare le cose vecchie per dire ciao anno che sei arrivato. Bruciavano proprio la strega, nel vero senso della parola. Praticamente non hanno fatto altro che rivisitazione dei riti dell'Inquisizione. Dei E guarda roghi? caso sono cattolici. Naturalmente non hanno avuto il rispetto del fuoco, non hanno avuto il rispetto dell'anno, non hanno avuto il rispetto dell'energia. E quando non c'è rispetto, c'è mancanza di attenzione. La mancanza di attenzione ha provocato questo. Questo è quello che mi interessa dire. Poi ognuno tragga le sue conclusioni. No, no, proprio mancanza d'attenzione, non so, proprio, cioè, i bambini, cioè, Sì, beh, loro erano là per giocare, i bambini, allora, capisci? per giocare, così, Però. per colpa di qualcuno che non ha avuto attenzione. Esatto. Vediamo un attimo. Sei pronto? Sì, fate la cultura! Tu sei un stupido, ignorante e un porco! Bene, abbiamo sentito Il l'ignorante e la commento. cultura, eh? Ok, andiamo avanti. Noi siamo noi, ma non sappiamo perché. Questo è un articolo sul Gazzettino del 12/4/98. Cosa dice questo articolo? In pratica c'è stato un trapianto del cuore di una donna e col trapianto del cuore di una donna, questa donna sembrerebbe che ha recepito parte delle tensioni, parte delle sensazioni, parte delle cose del donatore. Ora, noi abbiamo già detto, specialmente leggendo il libro dell'Anticristo, che la vita è un momento per costruire il proprio corpo luminoso. Però non è detto che ce la si faccia. Cioè può darsi che il corpo luminoso non ce la fa esistere. Specialmente oggi, con gli incidenti stradali, noi abbiamo una casistica di morti che muoiono troppo giovani per avere il corpo luminoso, ma hanno una struttura energetica, hanno una struttura di energia già abbastanza complessa. Per cui questi casi, specialmente se il ricevente è un essere in formazione e non è stato distrutto, è facile che ci siano questi mescolamenti. Questa è la spiegazione della stregoneria. Poi ognuno tragga le sue conclusioni. Ricordate bene che la stregoneria cioè la vita è un modo per costruire il proprio corpo luminoso. Non è un modo per mettersi in ginocchio, non è quando uno muore, va in paradiso, cioè, si costruisce il proprio corpo luminoso. Però esistono dei momenti, esistono delle fasi in cui il corpo luminoso non è ancora pronto per essere partorito. Però non è neanche marcio, cioè non è neanche stato distrutto, perché l'individuo è abbastanza giovane. Io aggiungo solamente così tanto per piacere di cultura, visto che noi siamo appunto gli ignoranti, che tutta la Grecia presocratica, così, tutti i filosofi presocratici, o bene o male era molto diffusa l'idea ematocentrica, cioè della centralità del sangue, che il centro della psiche era nell'aimos, cioè nel sangue, aima aimatos. E questo bene o male si ritrova sì appunto anche in Omero, si trova un po' in tutte quelle filosofie, anche in Eraclito stesso, in Anacleitos. E quindi Pronto? sì, ecco, una notizia così aggiunta alla Pronto? cosa. Sì? Sono Andrea. Ciao Andrea.
Ieri sera ho visto il Papa a Cuba, no? Hai visto te? No. Fatto bene. Comunque su un passo Castro sul suo discorso ha detto che praticamente i cubani sono stati trattati come è stato trattato Galileo dalla Chiesa, no? Ah. E mi sembrava giusto che, cioè, ha detto una cosa molto giusta. Poi ha fatto un paragone, no, degli americani che praticamente sono come i romani contro i cristiani, cioè, e ha fatto il rapporto, il comportamento degli americani con i cubani, no? Sì. Che praticamente era quello dei romani contro i cristiani, capito? Sì. Ecco. Però mi è piaciuto il passo quando ha detto che praticamente gli americani hanno trattato i cubani come i cristiani hanno trattato... Come Galileo. L'impero romano ha trattato i cristiani all'inizio, sì. E come i cristiani hanno trattato Galileo, hai capito, sì, il discorso? Sì, sì, ho capito il concetto. Mi è piaciuto molto quel passaggio, infatti ho sentito che c'è stato anche un incidente diplomatico perché Castro, diciamo, ha esaltato la rivoluzione, non è colpa della rivoluzione, hai capito, di certi... Ma guarda che, se non mi sbaglio, già in aereo Wojtyla aveva parlato contro la rivoluzione. Esatto. Non mi sbaglio. Io non capisco cosa è andato a fare lì perché poteva starsene anche a casa. Perché... Ma sai, per loro Cuba significa almeno 100.000 prostitute da mandare negli Stati Uniti e almeno 200.000 bambini da stuprare. E magari droga da spacciare, esatto. Tutto quello che va avanti. Esatto. Cioè, dopo mi ha colpito, no? Intanto l'aereo all'Italia, non del Vaticano. Ma è normale questo. E spese nostre. 200 giornalisti italiani. Sì. E 20 ce n'erano della CNN, 100 della RAI, sì, per dire cosa, non so, dopo un leccamento incredibile da parte dei giornalisti italiani. Guarda che vengono selezionati, eh. Lo so. Gradimento non salgono. Sono sempre quelle le facce. E poi, sai cosa mi ha colpito? Che in studio in Italia c'era il signor Andreotti. Ma è normale anche questo. Hai capito? Uno che è colluso con la mafia, è sospettato di mandante di omicidi. Hai capito? È normale questo, amico mio. Questi sono i cristiani. Sì, sì, ma... Ciao Claudio. Ciao, grazie Andrea. Ciao. Intanto grazie a telefonata di Andrea. Dove finire il discorso, Davis? Vuoi finirlo? No, tanto era una notizia così. Chi vuole approfondire l'argomento sa dove andare, si prende qualsiasi testo di presocratici, uno abbastanza discreto, quello dell'AMI, della Latezza, ma chi vuole approfondire se lo approfondisce. Un po' più forte. Scusate, non sono abituato a parlare a toni così alti. Sì, Andrea è uno, cioè, scusa, Davis è uno che usa la voce molto bassa, ma gliela do io una chicca a Davis. Spera un'altra telefonata, poi ti do la chicca. Pronto? Ciao. Sono la Susanna. Dimmi tutto. Senti, volevo farti una domanda, anzi sono è più di una. Sì. Se stai molto attento perché magari così è un po' complessa, no? Allora, la prima è la funzione della poesia nel paganesimo. Ostia. Sì, in cosa semplice, però un esempio. Qual è la sua valenza? Poi, se puoi spiegarmi meglio, farmi un esempio... di quando ci si accorge che il circostante diventa coscienza che si fonda con il soggetto. Mi sembra di aver capito che ciascuno si relaziona con una parte specifica soggettiva del circostante che più gli è compatibile, sì. Se non mi sbaglio, ho capito sì, bene? Sì, sì, giusto. Mi fa piacere allora. E poi sapere se il racconto della vietnamita si trova nell'ultimo Donna di Repubblica. Quella della donna, della vietnamita? Sì. Allora, comincio dall'inizio, metti giù, mi ascolti? Sì, va bene, poi se posso richiamare perché volevo farti un'altra domanda. Sì, io sono anche dalle 19:20 in trasmissione, se vuoi. Come? Ecco. Se mi chiami un po' 10 minuti alle 8, poi ti do anche altre risposte. Ecco, va bene, ecco. Va bene? Mi raccomando, rispondi a questo. Cercherò di fare il possibile, però sulla poesia lascio a Davis la risposta. Saluto anche il tuo amico. Grazie. Ciao Susanna, ciao. Dare una risposta sulla poesia non si può proprio farla in 5 minuti o nemmeno in un secondo, però del resto ti sarai accorta che già quando Claudio parla col crogiolo dello stregone, parla con queste figure dei canti, o bene o male il pagano, diciamo così, la stregoneria, il paganesimo, ha un concetto del circostante come vivente, come coscienze che parlano, e dove c'è la parola, dove c'è la narrazione, c'è la poesia. Quando non si prende il circostante, non lo si lascia morto, non lo si vivisseziona e non lo si assoggetta,
Lì la morte della poesia. La poesia muore dove manca l'amore, la poesia muore con la morte. Dove c'è vita c'è poesia, dove c'è vita c'è narrazione, sì, dove c'è vita c'è racconto. Il problema vero è che, non essendo mai più stato il paganesimo da 1500 anni a questa parte, a parte i canti nordici, noi non abbiamo poesia vera e propria, se non mitologia. Pensiamo, per esempio, se io devo fare devo esaltare la Venere, no? Cioè, io uso la mitologia e uso la bellezza, però Venere è bellezza perché è relazione, cioè il modo mio di rapportarmi col mondo e che mi dà piacere, per cui è bellezza. Però nello stesso tempo diventa anche bellezza fisica, cioè diventa una figura bella, perché questo è il mio modo per rappresentare la bellezza delle relazioni. Per cui il gioco delle immagini nel paganesimo è poesia. Passiamo al secondo termine, spero di darti risposta a tutto. Quando è che si comprende quando il circostante si relaziona? Beh, lo si fa vivendo. Cioè, io nella mia vita ho un intento, ho degli obiettivi da raggiungere, e mentre pratico il crogiolo dello stregone, il circostante mi cammina a fianco per gli obiettivi che devo raggiungere. Cioè, non esiste un modo per la ragione di dire, ecco, in questo momento quella coscienza si è svegliata. Le coscienze sono sempre sveglie, sono sempre attente a ogni respiro di libertà che c'è attorno. L'albero, quando io mi avvicino e parlo con dolcezza o lo guardo con piacere, l'albero mi sente che lo guardo con piacere. Se io devo segare un albero, scelgo l'albero che guardandolo mi dà meno piacere, a parità, diciamo così, di bisogni. Per cui esiste un'attenzione del mondo che ci circonda, che noi dobbiamo imparare a cogliere. Però l'importante, cioè, la cartina tornasole è la vita di tutti i giorni. Per questo ho detto mai ritirarsi, mai separarsi dal sistema sociale. Perché la misura è nella vita, è nell'affrontare i problemi di tutti i giorni, che ci dà la misura del mondo che ci cammina attorno. Cioè, un pagano, una presa stregone, non è mai sfortunato, perché il mondo gli cammina assieme. Naturalmente tutto è relativo in ogni situazione in cui viviamo. Però l'importante è che noi pensiamo e guardiamo le cose in maniera diversa. Poi ci accorgiamo quando le cose vengono. All'inizio è solo un soffio, è solo un sussurro nel sogno, nella percezione, in attimi sfuggenti. Ma poi un po' alla volta si diventa sempre più materiale, sempre più visibile, sempre più sostanziosa la presenza. Davis, che qua è parte del mondo che mi circonda ed è risposta alla chiamata del mondo e viceversa. È risposta, insomma, anche al tuo desiderio di avere qualcuno che con cui ti stia camminare. Vicino. Poi l'altra cosa, la IAR degli spiriti è il supplemento donna della Repubblica del 19 gennaio 1998. Ed è un articolo, l'articolo è di Vittorio Zucconi, che lui fa le storie dall'altro mondo, cioè prende praticamente i piccoli fatti dell'America, cioè i piccoli fatterelli, no? Che c'è. Sì, penso che sia quel sociologo, sì. E prende i piccoli fatti e li ritrasmette in Italia, diciamo, una rubrica sul supplemento donna di Repubblica del 19 gennaio 1998. Andiamo avanti con la segna stampa. Susanna, se mi richiami dopo qualche altra cosa, io cercherò di dirtela. Però tieni presente che la soggettività della persona è unica. Cioè, io non ti potrò mai dire cosa tu devi fare, cosa tu devi essere, cosa tu devi desiderare. Mai non potrò fare questo. Quando qualcuno cercherà di fare questo, spaccagli la testa, sempre. Io posso dirti solo ciò che io penso, ciò che io desidero, ciò che io amo, ciò che a me dà piacere. Ma ricordati, non farti mai dire da nessuno cosa devi fare, cosa devi pensare e cosa devi desiderare. Mai, mai, mai. Un altro articolo dal Gazzettino del 18/1/1998. Evviva, la mucca non è rossa, per cui non sarà sacrificata dagli ebrei per mettersi in contatto col Dio. Ci sono un bel po' di peli bianchi. Mi viene da piangere. Ma spiega la notizia. Allora, la notizia è questa. Da un letto di 4 righe. No? Durante, sì, vabbè, ma non gliela leggo. Durante Masada, durante la rivolta degli Zeloti, i romani fecero fuori tutte le mucche rosse che c'erano. La mucca rossa fa parte del credo ebraico per fare il sacrificio e mettersi in contatto con Dio. Si dice che soltanto avendo una mucca perfettamente rossa, con tutti i peli rossi, nata in Israele, cioè ebrea,
si può fare questo sacrificio per mettersi in contatto col Dio. Con tutti i peli rossi in assoluto. E naturalmente questo è un po' quasi impossibile, esattamente come l'esistenza del Dio, del loro Dio. Non possono mettersi in contatto perché non c'è la mucca rossa? Non possono parlare con Dio perché non hanno la mucca rossa. Vabbè. Se dato... uno deve mettere il gettone nel telefono, lo deve mettere la mucca rossa. È praticamente la mucca che era nata, che pensavano che fosse rossa, non è tutto rossa. Aspetta un attimo che vado avanti con la segna stampa, perché ne ho di bellissime oggi. Ma voglio dare un attimino all'amico Davis, che amico Davis conosce bene il greco, no? Allora, questa è mia figlia, non l'ho ancora perfezionata, la sto mettendo a posto. Mia figlia mi ha detto, ma il termine Dio è un termine indoeuropeo, vero? Perché lei lo sta trovando un po' dappertutto. E in effetti è un termine indoeuropeo che significa luce. Allora mi ha raccontato la declinazione greca del termine Zeus. Ora voi sapete che tutti i Vangeli ufficiali sono scritti in greco, è vero questo? Vero. Ecco. Allora, la Bibbia è da 40 addirittura il termine in gergo, è la versione dei 40, che appunto è un'epoca appunto quando si praticava la koinè, cioè il linguaggio greco comune. Allora, vediamo un attimo la declinazione greca del termine Zeus. Nominativo, cioè quando Zeus è soggetto. Zeus, okay. Non so, è il re degli dèi, ecco, è nominativo, si dice Zeus è il re degli dèi. Genitivo, il sacrificio di Zeus, per esempio. Come si dice in greco? Il sacrificio di Dios. Dios. Il dativo, cioè questa cosa, questo oggetto va a Zeus, si dice questo oggetto di va a di, cioè di, basta. L'accusativo, cioè quando è complemento oggetto, cioè io vedo Zeus, no? Si dice io vedo Dia. Quando è vocativo, Zeus resta Zeus, o Zeus resta o Zeus. Dunque, ogni volta che voi dite Dio, in pratica, non fate altro che usare il genitivo di Zeus. Cioè, esattamente come se i cristiani dicessero sempre Zeus. È vero, non mi ero dimenticato infatti questa cosa. È una cosetta che trovano tutti i liceali quando infatti pratica coniugazioni. Sì, sì, è vero. Capito? Ogni volta che voi dite Dio, che nella Bibbia trovate Dio, in realtà voi trovate Zeus. E questo mi risolve un po' di problemini a me. Andiamo avanti con la segna stampa. Navajo. No, alle sepolture lunari. Ora, la luna è sacra per i Navajo. Navajo. Va bene. E siccome c'è un progetto di fare sepolture sulla luna, i Navajo dicono di no. Beh, io insomma sono un po' in contraddizione con loro e io dico di sì. Anche perché più materiale organico si mettono sui pianeti del sistema solare, più c'è possibilità che nasca delle nature sui sistemi solari. Ma diciamo una curiosità magari sui Navajo, già che ci siamo, che per loro la Luna è un dio maschio. Questa è una curiosità in più. Interessante. E quindi magari seppellire sulla Luna può essere magari, non so, su una donna puoi mettere dentro qualcosa d'organico, ma su un uomo è di cattivo gusto? A me mi sembra una stronzata. Comunque, per carità, ognuno il proprio sentire, anche perché i pianeti, dare il maschio e la femmina dei pianeti, mi sembra un po' così. Sì. Nones, il vescovo di Vicenza. Massoni e Chiesa Cattolica, il dialogo c'è. Allora, la massoneria è nata in contrapposizione al cattolicesimo, perché sono due concezioni assolutamente diverse. Che cosa hanno in comune la massoneria e il cattolicesimo? Il potere e i soldi. Col potere poco. E quei soldi vanno d'accordo. E anche un po' di mitologia, perché hanno tutti e due le spalle, un po' di mitologia ebraica. Sì, hanno un po' di mitologia ebraica, sì. Pescano molto dalla cabala i massoni. La colonna di, sì, due colonne sono. Può esistere una massoneria pagana? Sì. Potrebbe esistere, se si libera. Una massoneria atea, sì. Sì. Però bene o male è una derivazione sempre da un po' come l'ateismo stesso nostro contemporaneo, è figlio del cristianesimo, del monoteismo precedente, quindi cioè, l'ateismo come inteso comunemente, cioè, insomma, qualsiasi sociologo potrà valvalorare la tesi, cioè, per cui deriva dal cristianesimo, del monoteismo. L'architetto del mondo, no?
l'architetto del mondo, cioè il grande costruttore del mondo. Fatto sta che molti massoni sono anche episcopi e molti episcopi sono anche massoni, con questo abbiamo detto tutto. Cioè, abbiamo detto tutto in effetti. Canarie, è sana di mente la sacerdotessa psicologa. Notate, io prego... allora, questa è la ragazza che è stata beccata alle Canarie con una setta di un 27 persone che stavano a essere sacrificati. E anche questo, l'ordine solare, l'ordine del Tempio Solare, dove sono già suicidate altre cose, e qui siamo un pochino alla resurrezione, alla reincarnazione, arrivano gli UFO, tutte concezioni molto cristiane, alla faccia di quella che mi ha telefonato prima. Nuotate, io prego, perché i coccodrilli non vi mangiano. Vabbè. Lasciamo perdere. Coccodrilli non devono mangiare. Non devono mangiare. Coccodrilli no. John Travolta, ho guarito Sting del 19 gennaio 1998. Qua i guaritori stanno un po' spuntando. Beh, ma c'era Raffaella Carrà, perché non John Travolta? È vero. No, ma guardatevi sempre dei guaritori. Cioè, noi viviamo in un'epoca, ma forse un po' da sempre, dove c'è questo mito del voler vivere in eterno, no? Ma più che altro c'è sempre questo mito di voler cercare fuori qualcuno che ti guarisca, quando il miglior guaritore sei tu stesso. Esatto, invece di cercarlo dentro. E quello è sempre... Cioè, si può mettere in ginocchio chiunque. Mi basterebbe vedere la Madonna per avere 10.000 seguaci. E anche ripinguare le mie casse. Vero. Il veggente di Medjugorje vede la Madonna a Mantova. Ma la Madonna di Medjugorje a Mantova. Sì, esatto. Che però non è quella di Lourdes di Fatima, ma quella di Medjugorje. Ma è quella di Medjugorje, a Mantova. La Mantova. Dai, il Gazzettino del 19 gennaio 1998. Come hai fatto a riconoscere? Ma sai, si è recato ieri pomeriggio al termine della lunga maratona mariana, alla quale ha preso parte anche un'altra veggente di Medjugorje, Mariana Dravidžić. Poco prima i fedeli che lo circondavano, Jakov, aveva annunciato che avrebbe avuto la visione. Dalle 15 alle 17.40 più di 2.000 persone hanno preso parte ieri alla maratona e a una adorazione eucaristica nella chiesa di San Francesco a Mantova. Quindi Jakov ha raggiunto da solo la sacrestia della chiesa. Vado ad incontrare la Madonna, ha annunciato ai tanti fedeli presenti. Dopo circa un'ora è uscito raggiante in volto e i giornalisti che chiedevano se la Vergine si fosse manifestata ha risposto molto laconicamente: sì, l'ho vista. Allora, è un incontro amoroso e canonica questo, più o meno, No. Vabbè, dai. Non mi esprimo. Oh, amico Andrea che ci ha telefonato di Cuba, I baby deportati cubani. Cos'è sta storia? Allora, alla vigilia questa qua è dal Gazzettino del 13 gennaio del 98. Alla vigilia del viaggio del Papa a Cuba, il New York Times rivela una pagina oscura nei rapporti fra Chiesa Cattolica di Miami e Stati Uniti. L'operazione Pedro Pan, che in spagnolo sta per Peter Pan, il bambino folletto volante, eccetera. Allora, durante la rivoluzione cubana, i 21 mesi dal dicembre dal 1960 al 1962, quando la crisi dei missili a Cuba troccò ogni rapporto fra USA e Cuba, per i bambini ci fu l'inizio dell'incubo americano. Sotto leggi della Chiesa Cattolica furono affidate a famiglie in adozione. Attenzione, la Chiesa Cattolica ha mandato via da Cuba, facendo leva sulle famiglie che speravano che i bambini negli Stati Uniti stessero meglio, eccetera, ha mandato via a Cuba qualcosa come 16.000 bambini. Che fine hanno fatto questi bambini? In dure e gelidi orfanotrofi e perfino in riformatorio, pur senza aver commesso crimini. Una di loro, Maria Torres, docente di scienze politiche a Chicago, chiede alla CIA di aprire gli archivi per far luce sull'esodo e accusa Chiesa e governo USA di aver avuto un ruolo sinistro nel loro destino. Madri e padri cubani anticastristi speravano di aver dato i loro figli in pegno allo zio Sam e lo zio Sam avrebbe assicurato anche a loro un rapido ingresso nella terra promessa. Questa è la truffa dei cattolici. La signora che mi ha telefonato è responsabile di questo.
tanto per essere chiari, perché bisogna prendersi le responsabilità di quello che si pensa e ciò che produce, quello che si appoggia. E cosa si appoggia. È un po' come il discorso della politica pratica, così, che si diceva, ah, tutti questi allevatori che vanno a protestare, perché nel 92-93, ragazzi, nel 92-93 voi avete avuto quei rappresentanti ed erano i vostri rappresentanti. Un po' di responsabilità, insomma. Adesso sì, eravate in buona fede, però... Ragazzi. Vabbè, sai, argomento un po' scottante, però... È dura aggiungere qualcosa su questo. Prendiamo un attimo, vediamo chi è questo. Pronto? Ciao!